Ebbene sì, è successo. È stata un'esperienza un po' molto particolare. Infatti questo genere di crimini sta sempre più diffuso. Infatti è sempre più importante inserire una telecamera in giardino, in garage, in cortile o dove voi avete la possibilità di metterla, perché questo vi aiuterà a identificare immediatamente se c'è qualcuno. Infatti purtroppo in questo caso la mia vicina di casa possedeva una telecamera e non ha potuto accorgersi degli intrusi. Ma noi oggi andremo a vedere, testare, recensire no, ma testare più che altro sul campo, perché è noioso andare lì a vedere tutte le caratteristiche. Testiamola sul campo. Infatti ho ricevuto questa telecamera della Citronix, su cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Se volete acquistarla su Amazon la trovate tranquillamente. Andiamola ad aprire. Allora, ho appena montato le camere, ci ho messo un pochettino, infatti è già, non c'è più il sole, vabbè. Allora, vi faccio vedere come le ho montate. Ho messo questa qui che praticamente è senza cavo. Infatti lui si ricarica attraverso il pannello solare e all'interno con la batteria può durare anche di notte, quindi non ci sono assolutamente problemi e mi prenderà tutta questa zona. Poi là sopra ho praticamente messo quella con la faccina sorridente, quella lì. Cioè, ma guardate lì quanto è simpatica quella faccetta. Molto molto simpatica. Io l'ho fatta passare dietro così lo alimento e prende tutta la zona davanti del mio giardino. Vedete, c'è anche l'altra che è laggiù che ci guarda, bella nella sua, in tutto il suo essere, col pannellino solare, fantastica. Ma vi ricordate di questa camera, mamma? Quante ne abbiamo fatte con questa telecamera da interno? Perché questa è una telecamera di cui abbiamo fatto un video 4 anni fa più o meno. Ha riscontrato molto molto successo, perché grazie a questa abbiamo potuto realizzare un sistema di sicurezza fai da te. Ma oggi voglio presentarvi la gamma Citronix, perché la gamma Citronix presenta una vasta varietà di telecamere di sorveglianza. Allora, come vi dicevo, questa qui rimane fissa, quindi puntata. Questa qua, come vedete, adesso è accesa. Vi dicevo che non c'è bisogno né del wifi di casa, perché lei ha una SIM interna e lei durante il giorno si carica, durante la notte è carica e quindi lei potrà funzionare. Lei si applica in questa maniera al muro ed è pure roteante, quindi ruota a 360 gradi. Quindi cosa ne pensate di queste telecamere? Fatemi sapere nei commenti, perché la sicurezza è molto importante. Come avete visto nel video precedente, questo è successo realmente. E se qualcuno non ha una telecamera, non può vedere questi malintenzionati che si avvicinano. Quindi, quanto è importante avere una telecamera in casa, in giardino o dove voi, avete la necessità, perché la sicurezza è molto importante. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale, perché questo mi aiuterà a realizzare molti più video di tecnologia, così da potervi tenere sempre aggiornati su qualsiasi cosa. E fatemi delle domande che io rispondo a tutti. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e ciao!